Scratch vi è offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man. Gentile pubblico di Scratch, ben ritrovati. Insomma, oggi puntata scoppiettante, parleremo dei campionati europei ed è una puntata dedicata totalmente a Chiara Pierobona. L'avevamo detto già la settimana scorsa, ci sentiamo di dedicare a lei questa emozione degli azzurri a Tartu in Estonia, perché doveva essere anche lei lì e quindi è giusto che questa puntata sia tutta per lei. E io dico, invito i propri genitori di Chiara che quando se la sentiranno, se avranno voglia di parlare della loro figlia, possono venire qua quando vogliono, perché credo che possa essere propedeutico anche per tanti altri genitori. E insomma, credo che quando, se avranno la necessità, il piacere, noi siamo qua ad accogliere a braccia aperte. Ma non parliamo soltanto di Estonia, manderemo subito una clip, la medaglia d'oro Morgan Capretta, ottavo trofeo città di Garuffo in Abruzzo. Quindi prima questa, con le immagini di Christian Bohm, e poi dopo ci trasferiamo a Tartu. State con noi. Con le immagini siamo a Garuffo di Sant'Omero in provincia di Teramo, dove domenica 9 agosto si è corso il 25esimo Memorial Morgan Capretta, gara riservata agli Elite, agli Under 23. Intanto vediamo dietro al bancone del bar Daniel Pearson, che cerca di preparare un caffè. Sono momenti in cui gli atleti si rilassano prima del via, sono in 162 alla partenza, gara importante, grandi le aspettative per tanti direttori sportivi, a cominciare da Franco Chioccioli del Futura Team Rosini, che andiamo ad ascoltare prima della partenza. Le aspettative sono sempre le migliori, poi la gara, giustamente ogni gara ha una sua storia. Noi cercheremo di fare la nostra storia, cercheremo di fare il nostro meglio e essere protagonisti qui a Garuffo. Ci abbiamo due ragazzi interessanti, uno è Celano, l'altro è Di Leo, che sono due ragazzi, uno più maturo, uno più giovane emergente. Penso che mi augurerei che facesse un grande risultato il giovane, perché se lo merita. Gli atleti della ZALF che si avvicinano al foglio firma, sul palco ci sono i corridori della MGK Vis. 162 i partenti in questo Memorial Capretta. Ora andiamo ad ascoltare il presidente della Federciclismo Abruzzo, Mauro Marrone. Una gara ben organizzata, una gara che ormai è entrata nella storia del ciclismo abruzzese e una gara soprattutto dove vengono fuori sempre corridori di alto livello, quindi sicuramente assisteremo anche oggi a un gran bello spettacolo. Il movimento ciclistico Under 23 Elite abruzzese è ai vertici, quantomeno tra le regioni del centro-sud, ma qual è la vostra ricetta, oltre ovviamente all'entusiasmo di Umberto Di Giuseppe? A parte, va bene, le persone come Umberto che hanno entusiasmo, voglia ancora ogni anno di ripartire, di mettere su queste squadre. Abbiamo anche nuove realtà come la GM, la squadra Continental, ma soprattutto abbiamo dai giovanissimi in su tutto un movimento che si muove in sinergia e in collaborazione. Io amo sottolineare il meeting giovanissimi che abbiamo fatto quest'anno, che era un evento fatto in collaborazione con tutte le società abruzzesi, quindi ulteriore dimostrazione che collaborando e lavorando in sinergia si possono ottenere risultati e rimanere a galla. Sul palco è la volta dei corridori della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, poi i corridori della Gallina Colosio, Maxim Rusnak e i compagni di squadra della Gragnano Sporting Club, Giulio Ciccone prima del via, una chiacchierata prima della partenza, manca davvero poco al via di questo 25esimo Memorial Morgan Capretta. Ottavo trofeo città di Garruffo, ottava medaglia d'oro Vincenzo Di Clemente, quarto trofeo centro carne. Parte il plotone verso il chilometro zero, dove verrà ricordato Morgan Capretta e dove verrà ricordato anche Vincenzo Di Clemente. 140 i chilometri di gara, 162 gli atleti al via. Gara dura, percorso estremamente tecnico, tanti gli strappi che dovranno affrontare gli atleti delle categorie Elite e Under 23. Pochi istanti, verrà abbassata la bandierina e poi verranno aperte le ostilità.
e subito il primo in fuga è il numero 19, il portacolori della Aran Cucine, Andrea Di Federico. Tentativo solitario per lui, il gruppo allungato sulla testa però non gli lascia spazio, tentativo che verrà presto neutralizzato e a quel punto sarà la volta degli altri atleti in cerca di fortuna in questi primi chilometri di gara. Francesco Marzi con il numero 100, anche lui in fuga solitaria, mentre vediamo la coda del gruppo allungatissimo, e poi un tentativo importante, un tentativo con molti atleti. Andiamo a vedere la composizione con il numero 125, Thomas Pinaglia della Gragnano, passa in questo momento il 216, Sante Forlini, Team CP, con il 109 Enrico Filippi, Team Cingolani, e con il 12 Simone Fonzi. Ci sono anche Francesco Bettini della Mastro Marco, Ivan Martinelli della Monturano Civitanova Cascinare, che sfila in questo momento. Ma c'è movimento anche sulla testa del gruppo, si avvantaggiano in 4. Maglia tricolore per Davide Pacchiardo, campione italiano Elite. Ci sono poi altri atleti all'inseguimento sulla testa del gruppo. Gruppo davvero allungato, vanno davvero forte questi atleti al via del 25esimo Memorial Morgan Capretta. Intanto con il 223 vediamo Giulio Ciccone, maglia bianca della Colpac, con il 25 il campione italiano Davide Pacchiardo. Si va formando un drappello. Con il numero 42 Mirko Maestri, General Store Bottoli, a fare l'andatura Andrea Cacciotti, GM Cycling Team. Inquadratura per Danilo Celano, futura Team Rosini, che forza il ritmo. Sui pedali Celano con un rapporto lunghissimo, prova ad andarsene in solitaria. Il corridore diretto da Franco Chioccioli, ma non gli lascia spazio Andrea Cacciotti della GM Cycling Team, che va a chiudere su Celano. Celano si volta, cerca la collaborazione degli altri compagni d'avventura, collaborazione che però non sembra arrivare, si voltano tutti. A questo punto Celano si rialza e il tentativo finisce qui. 7 atleti in fuga in questo momento, in seconda posizione lo vediamo Federico Borella della Palazzago, con lui ci sono Matteo Tamenghi, Nicolò Rocchi, Filippo Fiorelli, Giuseppe Brovelli, Davide Cecchin. Il gruppo però è davvero davvero vicino, sarà difficile per questi atleti andare lontano. Gruppo allungato in questo tratto di salita, i 7 continuano nel loro tentativo. Vediamo con il numero 26 Borella, con il numero 5 davanti a lui Nicolò Rocchi della Zalf Euromobil Fiore. Siamo al suono della campana con i 7 battistrada. Il vantaggio è minimo, c'è solo l'assistenza tecnica del cambio ruote neutro, e infatti vengono ripresi. In testa si va a formare un quartetto composto da Nicola D'Adalt, Andrea Toniatti della Zalf, che vediamo in testa in questo momento, Raffaello Bonusi della General Store Bottoli e Federico Borella, ancora lui lì davanti. Abbiamo visto, ecco, Toniatti richiamare l'attenzione del compagno di squadra che è qualche metro dietro. Sono davvero gli ultimi chilometri di gara, ne mancano 10 alla conclusione, con 4 atleti che cercano di avvantaggiarsi, attivo anche il campione italiano Pacchiardo, ma il gruppo allungato si fa sotto. Tratto in salita con 7 atleti che cercano di conquistare un vantaggio minimo. C'è anche un incidente meccanico ai piedi della salita per un atleta che è costretto a cambiare la ruota, probabilmente per una foratura. Intanto vediamo Rusnak, poi con il numero 6 Andrea Toniatti. Abbiamo visto sfilare anche il portacolori della Acqua e Sapone Michele Minucci, ma siamo sullo strappo che porta al cimitero di Garrufo di Sant'Omero e vediamo Giulio Ciccone, scatto secco, potente, cerca di forzare il ritmo, gli tiene la ruota Danilo Celano, poi sfilano altri atleti. Abbiamo visto in leggera difficoltà il campione italiano Pacchiardo, ma si va a formare un tandem in testa alla corsa con Giulio Ciccone a fare l'andatura, che riceve il cambio in questo momento da Mirko Trosino della Mastro Marco. Sono in 2 al comando, manca davvero poco alla conclusione di questo 25esimo Memorial Morgan Capretta. Ciccone fa l'andatura, Trosino alla sua ruota, ha vinto
Il sabato nel Memorial Michelia, Labbro di Rieti, il gruppo è distante, si giocheranno i due il successo quando stiamo ormai entrando a Garrufo con Ciccone in seconda ruota. Siamo ormai sul vialone d'arrivo, Ciccone lancia la volata ma è Mirko Trosino, potente, che lo va a superare, alza le braccia al cielo e conquista il successo, successo importante, doppietta per Mirko Trosino che batte Giulio Ciccone, terzo Nicola Dodalt, poi Nicola Toffali, Mirko Maestri. Ma andiamo ad ascoltare il vincitore, Mirko Trosino, vincitore del Memorial Morgan Capretta. Ieri una vittoria che aspettavo da tanto, dopo tante sfortune. E ora che ho trovato la serenità giusta, la tranquillità e la salute anche soprattutto, perché è quella che mi mancava, sono riuscito a cogliere queste due vittorie, oggi inaspettata perché ero stanco da ieri, quindi sono contentissimo. Adesso che ti sei sbloccato, a cosa punti? Beh, a cosa punto? Il sogno è quello che avevo l'anno scorso, purtroppo dopo una grande stagione l'anno scorso non sono riuscito a passare al professionista. E con oggi e ieri spero di aver dato dei bei segnali e speriamo di continuare così per centrare questo obiettivo che è il professionismo. Siamo alle premiazioni, grande entusiasmo a Garrufo di Sant'Omero. Sul podio Mirko Trosino, Mastro Marco, secondo Giulio Ciccone, Team Colpac, terzo Nicola Dodalt, Selle Italia, CF Ursus. Dicevamo, grande entusiasmo a Garrufo di Sant'Omero, grande risposta da parte del pubblico, mentre Trosino stappa la bottiglia di spumante. Noi andiamo a ascoltare Andrea Luzzi, sindaco di Sant'Omero. C'è una forte passione qui a Garrufo, che è una città da sempre vicina al ciclismo, e soprattutto vedo fra la gente una grande partecipazione, sia per la qualità della competizione, tanto per l'emotività che questa gara ha per il ricordo di persone a noi care, quale Morgan Capretta e Vincenzo Di Clemente. Con le immagini dei campioni regionali, Jay Hindley per gli Under 23, campione regionale abruzzese, e Lorenzo Di Remigio, campione regionale Elite, si conclude questa sintesi del 25esimo Memorial Capretta. Björn Lökemas, I'm prodotti certificati per la casa, l'industria, il giardinaggio e l'agricoltura. Epoca, diamo vita alla tua vita. I radiocomandi REM Device sono progettati con elettronica digitale di ultima generazione,
a basso consumo ed altissima affidabilità nel tempo anche in caso di urti o cadute accidentali. A Ram Device i controlli di sicurezza sono affidati a microprocessori in costante comparazione reciproca. Codice univoco di codifica e sofisticati controlli digitali dei dati trasmessi con protocolli di trasmissioni brevettate che conferiscono al radiocomando una sicurezza superiore alle più severe normative internazionali. I radiocomandi Ram Device sono insuperati per designer ed ergonomicità. Ram Device, radiocomandi industriali utilizzati per gru, carroponti, mezzi idraulici, cingolati ed automazione di ogni genere. Ram Device, impulsi d'autore. Ben ritrovati amici di Scratch, bella queste immagini, ma adesso, insomma, orgogliosamente, mi dispiace, storica, la lanci tu. Beh, sicuramente, insomma, una puntata che tutti si aspettavano, finalmente non potete dire dove si vede, scrivete su Facebook, dove si vedono i campionati europei? Si vedono su Scratch. Sì, ma quello è una pedina, non si vedono. Dove si vedono? Perché non si vede? Ma perché? Guarda, io veramente mi trovo delle cose, delle volte, io sono lì, ci sono tutta una serie di meccanismi per cui certe gare non si vedono, purtroppo. Noi vi abbiamo dato la dimostrazione che se ci arriva qualche sponsorino, lo investiamo nelle gare, quindi sponsorini, investite in Scratch, che così vi facciamo vedere le gare. Detto questo, siamo a Tartu, via Estonia, le immagini, eh. Via la clip e Stefano Masi, insomma, buona trasferta. Buona via trasferta, grazie. Buongiorno da Tartu, Estonia, per la prima giornata dei campionati europei su strada di ciclismo, prima giornata con le gare in programma per le cronometro individuali delle categorie femminili juniores ed under 23. Le italiane alla via saranno Lisa Morzenti, Sofia Bertizzolo e Katia Ragusa tra le junior, mentre Maria Giulia Confalanieri e Rossella Ratto difenderanno i colori della nostra nazionale tra le atlete della categoria donne under 23. Dominio delle tedesche nella cronometro under 23 femminile che ha aperto le sfide continentali a Tartu in Estonia. Il titolo va a Maike Kroger che ha coperto la distanza di 18 km e 400 metri in 24 primi e 59 secondi. Medaglia di bronzo alla connazionale Corinna Lechner, staccata di 19 secondi. Tra le due si è inserita l'ucraina Olga Shekel a meno di 9 secondi dalla vincitrice. Le azzurre, partite con il lutto al braccio in memoria di Chiara Pierobon, non avevano ambizioni di podio. Tuttavia, Maria Giulia Confalonieri ci ha provato, tenendo testa alle migliori nei tempi intermedi per poi concludere al settimo posto a 52 secondi dalla vincitrice e a 33 secondi dall'ultimo gradino del podio. Rossella Ratto, frenata da una foratura, ha terminato in 18ª posizione in 26 primi 36 secondi. La polacca Agnieszka Skalniak ha vinto il titolo europeo nella crono donne juniores con una performance di grosso spessore tecnico sulla distanza di 14 km e 400 metri volati alla media di 44,171. A 13 secondi dalla vincitrice la russa Xena Chumbival si è aggiudicata l'argento. Bronzo all'olandese Yara Kastegin a 29 secondi dalla vincitrice. Buona la prova delle azzurrine con Lisa Morzenti, campionessa italiana in carica, e Sofia Bertizzolo, entrambe nella top 10, rispettivamente al settimo e al nono posto. Da rilevare che la lotta per la conquista dal quinto al nono posto si è decisa in un pugno di secondi, a conferma di un livello medio molto elevato che valorizza il piazzamento delle nostre azzurre. Più distante al ventesimo posto Katia Ragusa. L'olandese Steven Lammertink è il neocampione europeo della cronometro Under 23. Lammertink si è imposto per soli 4 secondi sull'ucraino Marlen Smorka e 16 sul tedesco Maximilian Schassmann. Non ci sono azzurri sul podio, ma l'Italia è la migliore nella classifica virtuale delle nazioni, con tutti i tre uomini nella top 10 dell'ordine d'arrivo. Il più vicino alla medaglia è stato Edoardo Affini, quinto, a soli 2 secondi e mezzo
dal terzo posto e a 18 secondi dal vincitore. Seguono il campione italiano Davide Martinelli, settimo a 27 secondi, e Giovanni Carboni, decimo a 57. Il risultato di squadra nella specialità delle lancette è molto importante perché, in continuità con l'argento dei Martinelli agli europei dello scorso anno, segnala un recupero del gap registrato in passato. Stefan, la maglia di campione europeo per te è un sogno che si avvera, una seconda parte di gara molto veloce. Sapevo che la parte finale era decisiva, quindi sono partito abbastanza piano. A metà gara mi hanno comunicato che avevo il sesto tempo e quindi sono riuscito ad incrementare l'andatura nel finale. Cosa ti aspetti adesso dalla seconda parte della stagione? Tra poco inizierò un periodo di preparazione con la Lotto Jumbo e spero di fare molto bene anche ai campionati del mondo. Non è stata una prova da ricordare quella della cronometro riservata alla categoria maschile juniores nel campionato europeo di Tartu in Estonia. Gli azzurri infatti hanno concluso una prova decisamente sottotono con il 24esimo posto di Matteo Sobrero a 48 secondi dal vincitore, il 27esimo di Paolo Baccio a 57 secondi ed il 42esimo di Simone Bevilacqua a 1 primo e 16 secondi. Onore al vincitore, il russo Nikolaj Ilichev, neocampione d'Europa, che ha avuto la meglio per 2 secondi sul norvegese Tobias Foss, medaglia d'argento, e 8 secondi sul tedesco Max Singer, medaglia di bronzo. Per Ilichev una prova importante, lui che viene dalla pista conquista una medaglia d'oro nei campionati europei, che sottolinea ancora una volta l'importanza di questa disciplina. Non so come dire. Я не ожидал этой победы очень сильно. Questa vittoria è una sorpresa anche per me. Quando attendevo l'arrivo degli altri atleti mi aspettavo da un momento all'altro di essere superato. Conosco molto bene Tobias Foss, l'atleta norvegese che è giunto secondo, e so che è davvero un forte atleta a cronometro. Sono contento di averlo battuto. Ho vinto molte corse su pista, ma questa vittoria è davvero la più bella. Adesso voglio competere con i migliori atleti al mondo nella specialità della cronometro. Вот эта победа для меня значит больше. Giornata che ha concluso le prove a cronometro, è il momento di passare alle prove in linea, ma prima di dare uno sguardo a questi 2 giorni che ci aspetta con le prove in linea maschili e femminili, ascoltiamo il parere di Davide Cassani al termine
della cronometro Under 23 in vista soprattutto della gara di domenica, quella riservata agli Under 23, la prova su strada, dove partiamo con una delle formazioni più forti al via. Davide Cassani, coordinatore delle Nazionali Azzurre, quest'oggi ai campionati europei di Tartu, la prova a cronometro Under 23 è andata bene, con una Fini che nonostante sia un giovane è andato veramente forte. È del 96, è il primo anno nella categoria Under 23 e se consideri che ha finito con gli esami di maturità un mese fa, siamo veramente contenti perché è arrivato terzo ai campionati italiani a cronometro ed è arrivato quinto agli europei, quindi molto bene. Ma sono andati bene anche gli altri perché abbiamo piazzato tre ragazzi nei primi dieci. È da un paio d'anni che cerchiamo e stiamo investendo d'accordo con i corridori e con le società, organizzando degli stage e alla fine i risultati ci danno ragione. Ma a parte i risultati, ma il nostro obiettivo è quello di far crescere nel migliore dei modi questi ragazzi. L'obiettivo è puntato anche sulla prova in linea, quindi questo weekend sia maschile che femminile, lì potremo fare molto bene. Mi viene da pensare alla prova Under 23 in cui Consonni, non più tardi di 5 giorni fa, ha dimostrato che in volata è uno dei più forti. Abbiamo un'ottima squadra, 7 corridori, Consonni e Minali che sono le nostre ruote veloci, ma abbiamo altre possibilità alternative, anche perché potrebbe anche nascere una fuga. Il percorso non è difficile, altimetricamente parlando, però è un circuito cittadino. Ci sono diverse curve, ci sono un paio di strappetti ma corti. È sicuramente una prova per velocisti e ritengo che Marino Amadori abbia allestito un'ottima squadra. Sarà importante anche da parte dei nostri tecnici riuscire a dare le direzioni giuste ai ragazzi, c'è la possibilità di parlare con loro tante volte sul percorso, questo potrebbe essere in fase di tenere la corsa chiusa un vantaggio. Ma sì, perché alla fine è un 8 e quindi possiamo anche avere la possibilità proprio di parlare con i ragazzi, dal momento che, come tutti sanno, la radiolina non è ammessa. Però sai, io penso che anche i corridori sappiano cosa devono fare, anche recentemente alla Coppa delle Nazioni in Lombardia, nella provincia di Varese, i ragazzi sono stati davvero bravi perché Moscon si è mosso alla grande, ha ritrovato Rota in fuga, si sono sacrificati uno con l'altro, alla fine Rota ha tirato la volta a Gianni Moscon ed è riuscito a vincere, quindi devo dire che sono ragazzi bravi, sono ragazzi che si muovono molto bene e soprattutto quello che mi piace di loro è che corrono per la squadra. Il ciclismo italiano insomma è più che mai vivo, l'unico rammarico è forse vedere passare professionisti questi ragazzi in formazioni estere, Moscon, Martinelli andranno ancora dall'estero. Perché abbiamo poche squadre in Italia, questo è un problema e alla lunga potrebbe incidere. Speriamo che ci sia la possibilità in Italia di aver nascere squadre più importanti, perché abbiamo solamente la Lampre World Tour, abbiamo diverse squadre di ottimo livello nelle professional, però abbiamo bisogno di squadre perché dobbiamo avere il naturale sbocco per tutti quei ragazzi che meritano il passaggio al professionismo. Il ciclismo femminile, grande protagonista della terza giornata dei campionati europei a Tartu, nella prova su strada impegnate le atlete della categoria donne junior e della categoria donne under 23. Andiamo a seguire queste due belle prove. Archiviate le prove a cronometro, è il momento delle gare in linea nei campionati europei di Tartu in Estonia. Le prime atlete a scendere in pista saranno le atlete della categoria donne junior, la prima categoria che seguiremo nella prova su strada nel circuito che misura 12 km e 400 metri che le atlete ripeteranno per 7 volte per un totale di 74 km. Un circuito che presenta una prima parte abbastanza tecnica con due ascese, con due salite che possiamo definire degli strappi di circa 400 metri, qui ne vediamo uno, il secondo nella specifico, con pendenze rispettivamente di 9 e il 7%. Le azzurre sono schierate in griglia, in prima posizione, infatti vengono disposte in base al ranking delle varie nazionali. Le azzurre quest'oggi alla via sono Sofia Bertizzolo, Nadia Quagliotto, Martina Alzini, Lisa Morzenti, Rachele Barbieri,
Marta Cavallo, Elisa Balsamo, Casdria Ragusa e Sofia Beggin. Partite le ragazze della categoria donne junior, dicevamo una settantina i chilometri in programma, e le azzurre sono subito protagoniste. Infatti adesso ci prova un atleta in solitaria, si tratta di Lisa Morzenti. Avete visto come le nostre ragazze corrono con il lutto al braccio in ricordo di Chiara Pierobon. Il gruppo è controllato dalle atlete della Nazionale Azzurra, adesso anche le polacche nelle prime posizioni nel tentativo di stoppare l'azione della Nazionale Italiana. Un vantaggio per il momento della Morzenti minimo, ma vedremo come si evolverà la corsa in questi chilometri. Il gruppo che torna compatto quando siamo a 23 chilometri dalla conclusione e a 20 km dal termine, poco più, ci provano in due e sono ancora le azzurre grandi protagoniste. Si tratta di Sofia Beggin e Yara Kastelin della nazionale olandese. Queste due ragazze transitano con qualche metro di vantaggio nei confronti del gruppo al suono della campana, nelle belle immagini che ci propone il drone di ripresa sul rettilineo finale di Tartu. Vedete 8 secondi il vantaggio nei confronti di un gruppo che comunque si è notevolmente assottigliato in queste tornate di gara. Siamo al passaggio dalla secondo strappo nel corso dell'ultimo giro. Il gruppo, come vedete, si è ricompattato, ma sono ancora le ragazze della Nazionale Azzurra nelle prime posizioni del plotone a tenere alta l'andatura in questa fase. Siamo davvero nelle battute conclusive, 8 km alla conclusione. Sofia Bertizzolo transita in prima posizione ai piedi dello strappo, è un'andatura forsennata quella imposta dalle ragazze della Nazionale Azzurra, che provano in qualche modo a portare via un gruppetto e scongiurare un eventuale arrivo allo sprint. Meno di 8 km dalla conclusione quindi della prima prova in linea, quella riservata alla categoria donne junior, e a 2 km dalla termine registriamo un attacco davvero interessante. Due le ragazze protagoniste, ancora una volta le ragazze della nazionale italiana sono nel vivo della corsa. Abbiamo Nadia Quagliotto con il dorsale di gara numero 2, insieme a lei Karina Kasenova, la ragazza della nazionale russa. Siamo a meno di 1500 metri dalla termine, adesso nel rettilineo finale con il gruppo vicinissimo alle ragazze al comando, ma verosimilmente saranno loro a giocarsi il successo. È partita lunghissima la volata in testa con ancora qualche metro di vantaggio per la Quagliotto, che sembra in grado di cogliere il successo ed arriva la prima medaglia d'oro in questi campionati europei di ciclismo a Tartu per l'Italia, anzi una doppietta con Nadia Quagliotto che precede la compagna di squadra e di nazionale Rachele Barbieri. Terzo posto per Karina Kasenova, seguono altre atlete tra cui in quinta posizione da sottolineare la prova di Martina Alzini. Un grande successo per la nazionale italiana con ben tre atlete nelle prime cinque posizioni della l'ordine di arrivo e ovviamente la doppietta firmata da Nadia Quagliotto davanti a Rachele Barbieri, che rivediamo in queste belle immagini del traguardo. Nadia e Rachele, prima e seconda ai campionati europei, una bella vittoria in un periodo particolare per la nazionale italiana. Nadia, una maglia importante, una dedica speciale. Guarda, la dedica va in prima di tutto a Chiara Pierobon, che ci ha lasciato all'improvviso la scorsa settimana. Era una di noi, doveva partecipare per la sua prima volta agli europei con la maglia della nazionale, e a maggior ragione abbiamo corso in favore suo e per portare alto il suo nome, per non dimenticarci di lei. E la dedica poi va a tutta la squadra, che abbiamo corso da Dio fino ai primi chilometri, sempre all'attacco, abbiamo cercato di fare la differenza, ci siamo capite e abbiamo corso come una vera squadra, anche se tutto l'anno siamo rivali. Poi va sicuramente alla squadra, ma soprattutto all'allenatore, che per noi tutto l'anno che fa di quei sacrifici immensi, che credo che non ho mai incontrato una persona così, che fa proprio l'allenatore apposta per farci correre, per darci la sicurezza. A tutta la squadra, in cui mi trovo benissimo, il primo anno che corro con loro, è una squadra nuova, appena cresciuta, e ho anche delle compagne di squadra fantastiche, come lei che in squadra con me, quindi è una doppia felicità sapere che abbiamo fatto prima e seconda. E poi la dedica va anche alla mia famiglia, che da tantissimi anni che mi sostiene e non ha mai smesso di credere a me, e tutti quelli che non hanno mai smesso di credere in me. Infatti questa è la mia prima vittoria da juniores e sono al secondo anno. Rachele, quante emozioni oggi?
tantissime, è indescrivibile. Arrivo da una settimana ad Atene con due vittorie, però penso che sia stato uno stimolo in più per venire qua e dare del mio meglio. Sono contenta per la squadra perché sapevamo di essere tutte atlete forti e sapevamo di poterci giocare a vittoria. Così, prima e seconda, è stata veramente una soddisfazione immensa. Non so neanche cosa dire proprio. Dopo le grandi emozioni che ci ha regalato la prova riservata alla categoria donne junior, si torna a pedalare, nel ciclismo femminile con la prova europea riservata alla categoria donne under 23. Percorso il medesimo, questa volta i giri da compiere saranno 10 per un totale di 124 km. Sottolineiamo ancora una volta il tratto iniziale del percorso con i due strappi che caratterizzano questa fase, poi un lungo tratto bene o male pianeggiante che porta e porterà le atlete sul traguardo. Ma prima di partire un doveroso ricordo a Chiara Pierobon con tutto il gruppo che ha osservato un minuto di silenzio in ricordo dell'atleta che sarebbe dovuta essere alla partenza di questi campionati europei nella prova riservata alla categoria donne under 23. Siamo ormai in vista della partenza, abbassata la bandierina del via, quindi partono a questo punto ufficialmente anche le atlete della categoria donne under 23, un bel gruppo che affronterà 124 km, qui inizieremo ad avere anche una percezione su quello che è il percorso, definito da molti un percorso per ruote veloci, ma che nella prova riservata alla categoria donne junior ha dimostrato come nel lungo andare possa dimostrarsi un percorso abbastanza impegnativo, tecnico, nervoso, specialmente nella prima parte con tanti tratti stretti e con questi continui saliscendi che caratterizzano i primi chilometri del percorso, i primi 4 chilometri per l'esattezza, che possono selezionare mano a mano il gruppo. Qui siamo sul passaggio nel secondo strappo del circuito dove si affolla la maggior parte del pubblico, anche perché è qui che si trova uno dei due grandi schermi predisposti dall'organizzazione per seguire tutte le gare in diretta. Gruppo compatto, lo vediamo bene in queste immagini, con le ragazze italiane nelle prime posizioni, questo a testimonianza di come ci sia la voglia di far bene anche e soprattutto in ricordo di Chiara Pierobon. Adesso siamo a 43 km dalla conclusione ed esce una fuga decisamente interessante. Davanti troviamo Anusinska Kostner dell'Olanda, con lei abbiamo Ilaria Sanguinetti, due atlete alla comando, Olanda ed Italia rappresentate, due delle nazionali più forti. La Kostner milita nella nazionale olandese, mentre ovviamente Ilaria Sanguinetti è atleta italiana, atleta caratterizzata dalla maglia azzurra. Siamo a due giri dal termine, con ancora queste ragazze in testa ed un vantaggio che adesso è di 42 secondi, un'azione che diventa decisamente interessante, un'azione che potrebbe segnare questo campionato europeo per quanto riguarda la categoria donne under 23. Dietro sono le ragazze della Polonia che stanno facendo il ritmo, vogliono andare a prendere
Anouska, Kostner e di là a Sanguinetti che si trovano al comando e adesso stanno recuperando forse qualcosa. 32 secondi ci segnala il GPS, ma aspettiamo il rilevamento esatto sul traguardo. 33 secondi quindi recuperati, circa 10 secondi rispetto all'ultimo rilevamento da parte del gruppo. Comunque vedete come anche Rossella Latto sia nelle prime posizioni del plotone e continua però imperterrita la marcia delle due atlete al comando, Sanguinetti e Kostner, che stanno davvero a questo punto meritando la possibilità di giocarsi il successo. Sono uscite quando al traguardo mancavano più di 40 km, questo testimonia davvero una ottima condizione di forma di entrambe le atlete che si trovano adesso sulla testa della corsa. Il loro vantaggio continua a rimanere stabile tra i 30 e i 40 secondi, siamo in vista del suono della campana con le due ragazze che transitano in prima e seconda posizione, Sanguinetti e Kostner nell'ordine. Attendiamo il rilevamento perché dietro adesso si muove anche il Belgio alla caccia della testa della corsa. Vediamo come il plotone si sia notevolmente allungato, anche le maglie della Spagna nelle prime posizioni, ultimo giro con il gruppo delle inseguitrici a 51 secondi, attenzione perché diventa sempre più interessante il vantaggio delle due atlete al comando. Siamo ormai a meno di 12 km dalla conclusione, meno di 12 km dal sogno che vale la maglia europea. In testa adesso Kostner, nazionale olandese, seconda posizione per Sanguinetti, ma attenzione perché stanno rientrando due atlete, Katarzyna Niewiadoma della Polonia e Talita De Jong dell'Olanda. A questo punto anche ci sarà anche questa superiorità numerica da parte dell'Olanda, si forma un quartetto al comando. Niewiadoma, De Jong raggiungono Kostner e Sanguinetti, quattro atlete sulla testa della corsa quando siamo ormai a 1500 metri dalla conclusione. Un epilogo bellissimo anche perché il gruppo è davvero vicino, è segnalato ad appena 15 secondi. Quindi non è ancora detta l'ultima parola, non è ancora scritta la parola fine su questo campionato europeo donne under 23. Eccoci qua dalle telecamere fisse con il lavoro che la Kostner sta svolgendo in funzione della De Jong. Le due nazionali olandesi stanno cercando di far valere la superiorità numerica. Parte lunghissima in area Sanguinetti in questo rettilineo finale per ricordare Chiara Perobon per raccogliere quella maglia azzurra che è il campionato europeo, ma la rimonta di Katarzyna Niewiadoma che va a conquistare il successo fa sfumare il sogno di Ilaria Sanguinetti, che comunque raccoglie una bella seconda posizione. Brava Ilaria. Terza è Talita De Jong, quarta è la Kostner e quindi in quinta posizione la Reijen Marcus, sempre della nazionale olandese, che ha piazzato ben quattro atlete tra le prime sei, praticamente in terza, quarta, quinta e sesta posizione, perché al primo posto c'era la polacca Katarzyna Niewiadoma ed in seconda posizione una bravissima Ilaria Sanguinetti. Kasia, che finale spettacolare di corsa, nel tratto conclusivo siete riusciti ad entrare sulla fuga e poi uno sprint bellissimo. Stavo bene sin dall'inizio, ho provato ad attaccare perché so di non essere la ruota più veloce del gruppo e quindi stavo cercando di creare movimento. Quando siamo riusciti a guadagnare qualcosa nei confronti del gruppo ho continuato a spingere perché non sapevo bene il vantaggio che avevano le due ragazze al comando e quindi ho dato il massimo per cercare di raggiungerle. Quando le abbiamo raggiunte ho capito che dovevo prendere lo sprint nella posizione migliore. Non avrei mai pensato di farcela, ma spesso non importa essere veloci, importa volere veramente una cosa. Quest'oggi volevo questa maglia e ci sono riuscita. Ilaria, una gara all'attacco, una gara che andava fatta all'attacco, una gara che andava vissuta fino in fondo. Nel finale il cuore ti ha spinto forse dove le gambe non arrivavano, uno sprint lungo forse troppo. Sì, durante la gara abbiamo controllato all'inizio, come ci aveva detto il nostro CT. Poi è partita l'olandese, si sono andata dietro, il gruppo si è fermato e abbiamo fatto una fuga molto lunga. Forse è stato proprio quello che sul finale mi è mancato. Ci ho creduto fino alla fine perché alla fine, ok, ero stanca, però penso che su quella bicicletta eravamo in due. È mancato veramente poco, però io penso che questa medaglia, grazie alla squadra, ma grazie anche a Chiara perché era lì con noi, penso sia dedicata soprattutto a lei.
Francia! Giornata di corse dopo le emozioni del sabato con le donne che come sempre hanno regalato le medaglie, hanno regalato ben 3 medaglie in 2 gare. Andiamo a seguire quelle che sono state le prove della categoria juniores e under 23 maschile, 2 gare lunghe, 2 gare che si preannunciano davvero molto battagliate, e quindi andiamo a seguirle. Categoria juniores maschile ad aprire la seconda giornata di prove in linea, la quarta e conclusiva di questi campionati europei a Tartu in Estonia. Gli atleti della categoria juniores saranno alla via di questa prova, una prova che sarà sempre caratterizzata dal circuito di 12 km e 400 metri da ripetere per questi ragazzi ben 10 volte. Un circuito che ha dimostrato di prestarsi particolarmente a colpi di mano, lo abbiamo visto nelle 2 prove riservate alle categorie femminili, e quindi in cui i nostri atleti dovranno stare molto attenti. I nostri atleti alla via quest'oggi sono Matteo Sobrero con il dorsale 15, Moreno Marchetti con il 16, Filippo Mori con il 17, Simone Bevilacqua con il 18, Stefano Oldani con il dorsale 19, Nicola Sannesi con il numero 20 e Tommaso Fiaschi con il dorsale numero 21. Partiti gli atleti della categoria juniores, 124 km da percorrere, un tracciato che dicevamo ha dimostrato di prestarsi a dei colpi di mano, e questo è un aspetto che gli atleti e i tecnici dovranno considerare anche in funzione dell'ultima gara in programma, quella riservata alla categoria under 23. Le bellissime immagini che ci mostra il drone con il gruppo che lascia la zona di partenza per affrontare questa vera e propria giostra nel centro abitato di Tartu. Siamo adesso a 13 km 700 metri dal termine, quindi in vista del suono della campana, e questo quartetto che vedete adesso inquadrato sta caratterizzando la corsa. Sono in 4 alla comando, si tratta di Dennis van der Oost della nazionale olandese, Aaron Verlist del Belgio, Stan Wolf sempre della nazionale del Belgio e Alan Banaskets della nazionale polacca. Questi sono i 4 uomini alla comando. Inizia l'ultimo giro. Dietro c'è un primo drappello inseguitore che vedete in queste immagini, con un ritardo comunque intorno ai 25 secondi. Adesso faremo fermare i nostri cronometri. 21 secondi il ritardo per questi atleti, 22 nell'esattezza, e poco più indietro rispetto a questo gruppo insegue un terzetto in cui è presente il nostro Nicola Sannesi. Il plotone invece, quello che vedete adesso inquadrato, è a questo punto fuori dai giochi perché accusa un ritardo di 1 minuto primo dalla testa della corsa. Saranno quindi verosimilmente 4 uomini al comando o coloro che inseguono a 22 secondi a giocarsi la maglia di campione europeo per quanto riguarda la categoria maschile degli juniores. Sono in 2 gli atleti del Belgio, Aaron Verwist e Stan De Wolf. L'atleta polacco invece è Alan Banaskets, e c'è anche Dennis van der Oost dell'Olanda. Ma attenzione, perché sta provando a rientrare Mark Hirschi, l'atleta della nazionale svizzera, che accusa un ritardo di circa 20 secondi. E se si guardano adesso gli atleti alla comando, come avviene in questo frangente, può rientrare anche il nazionale svizzero. Siamo in vista dell'ultimo chilometro, ultimo chilometro per il quartetto alla comando. C'è una fase di studio molto forte in questo frangente, potrebbe rientrare da un momento all'altro anche
Hirschi della nazionale svizzera. Infatti è così, adesso sono in 5 alla comando, ma il gruppo è comunque molto vicino, attenzione perché si sta rimescolando tutta la situazione in vista del traguardo. Altri due atleti stanno rientrando, è partita lunghissima la volata di Alan Banasek della nazionale polacca, lo sprint del nazionale polacco Banasek, che coglie il successo e porta a 3 le maglie di campione europeo conquistate dalla nazionale polacca in questi europei a Tartu. Banasek precede De Wolf del Belgio e Van der Rost dell'Olanda, poi via via tutti gli altri, migliore degli italiani, Nicolas Nesi in 25esima posizione. La bella vittoria quindi di Banasek, che segna in qualche modo questo campionato europeo, etichettandolo come un campionato europeo dominato dalla nazionale polacca, che pensate un po', porta a casa per il momento 3 titoli sui 7 che sono stati assegnati, e ancora deve ovviamente svolgersi la prova della categoria under 23. Alan, it's been an amazing European championship for Poland. Alan, complimenti per la Polonia, è un europeo a grandi livelli, è la terza medaglia d'oro per voi. Big victory. I feel, sono davvero molto contento, mi sento benissimo dopo questa vittoria. Sono stato in fuga per più di metà gara, alla fine ho dato tutto me stesso per raccogliere questa maglia. Un risultato importante, un risultato che mi rende davvero molto felice. Ok, it's all. Thank you. Prova conclusiva dei campionati europei su strada a Tartu in Estonia, quella riservata alla categoria under 23 maschile, una categoria in cui l'Italia è parte con i favori del pronostico, con una nazionale davvero tra le più competitive. Infatti schieriamo Simone Consoni, Davide Martinelli, Edoardo Affini, Riccardo Minali, Giovanni Carboni, Oliviero Troia e... Questi sono gli uomini che prenderanno il via. Un percorso, il medesimo, ormai lo abbiamo imparato a conoscere, 12 km 400 metri da ripetere per 13 volte, in programma 161 km. Gli atleti sono pronti in griglia di partenza e parte ufficialmente anche l'ultima prova, l'ultima gara di questi campionati europei, che per il momento hanno regalato all'Italia una medaglia d'oro, 2 medaglie d'argento. Tutte però conquistate nelle prove femminili su strada. Sono tanti 161 km che caratterizzano questo tracciato e abbiamo imparato a conoscerlo come possa caratterizzarsi con questi due strappi, con la possibilità di anche cercare di evitare lo sprint come è avvenuto nelle categorie precedenti. Per il momento il gruppo degli atleti under 23 viaggia compatto, ovviamente il controllo in questa categoria è decisamente maggiore, le squadre sono più organizzate e quindi è più probabile un arrivo allo sprint rispetto a quello che non è avvenuto a tutti gli effetti nelle precedenti categorie. Comunque andremo a seguire questa gara con la nostra sintesi per vivere le emozioni del campionato europeo su strada a Tartu. Attacco adesso di 5 atleti, quando con le immagini adesso ci portiamo sulla testa della corsa, abbiamo
Siamo a 40 km dalla conclusione, abbiamo in testa Lorenz De Plas del Belgio, Patrick Storz della Polonia. Polonia è davvero sempre molto attiva in questi campionati europei. Abbiamo anche Michael Schlegel della Repubblica Ceca assieme al compagno di squadra Daniel Turek. Abbiamo anche l'irlandese, il forte cronoman Eddie Dunbar. Questi sono i 5 uomini al comando. Adesso abbiamo visto un po' in difficoltà Turek, che ha lavorato molto, adesso perde qualche metro nei confronti dei compagni di fuga quando siamo a 3 giri dalla conclusione. Vediamo il gruppo che insegue. Abbiamo fatto partire i nostri cronometri in grafica per andare a controllare il vantaggio del quintetto alla comando, che adesso ci segnala la informazione in corsa, è diventato un quartetto in quanto Turek ha perso definitivamente contatto, quindi 41 secondi il vantaggio nei confronti del gruppo. Un finale incandescente perché adesso ritroviamo i 4 uomini alla comando, De Plus, Storz, Schlegel e Dunbar. Eccoli inquadrati con anche la segnalazione da parte della grafica che ci mostra la composizione del drappello alla comando. 22 km 700 metri alla conclusione, quando adesso il distacco è sceso a 34 secondi. Questa è la Jacobi Hill, la prima delle due salitelle che caratterizzano questo tracciato. Vediamo il nazionale polacco Storz in terza posizione. Polonia, l'abbiamo detto, grande protagonista in questi 4 giorni di campionati europei. 20 km alla termine, attenzione perché il gruppo adesso fa capolino tra due ali di folla nel secondo strappo del circuito, quello che ci viene mostrato adesso dalle telecamere fisse. Il gruppo è a soli 13 secondi dalla testa della corsa, quindi sta cambiando in continuazione molto velocemente la situazione. Potrebbe tornare nuovamente il gruppo compatto a breve. I 4 uomini al comando infatti non hanno più un vantaggio considerevole nei confronti del plotone, che ha reagito davvero in maniera prorompente, andando a diminuire decisamente il vantaggio di coloro che si trovavano al comando. È davvero belle queste immagini che ci mostrano anche il folto pubblico presente ad incitare gli atleti. Siamo in vista del suono della campana ed il gruppo è tornato compatto, quindi verosimilmente assisteremo alla vera e propria volata di gruppo, una vera e propria volata di gruppo per la prima volta in questi campionati europei, proprio nella gara principe, nella gara riservata alla categoria under 23 maschile. Suona la campana per i ragazzi della categoria under 23. Andiamo a vedere se nelle prime posizioni sono presenti degli azzurri. Abbiamo visto Davide Martinelli attorno alla decima posizione, ma ovviamente adesso diventa fondamentale il contatto tra gli atleti. Un bravissimo Affini sempre nelle prime posizioni, anche Consonni è transitato in 25esima posizione. Questo è il grosso del gruppo, che si è un po' sottigliato perché ci sono state alcune cadute, tra cui sono rimasti coinvolti sia Consonni che Minali, vale a dire due atleti che erano designati a fare la volata per la nazionale azzurra. Quindi sarà una volata strana per i nostri ragazzi. Noi ovviamente li incitiamo fino in fondo e qui siamo nella rettilineo finale. Sono le maglie azzurre in testa, è la maglia di Oliviero Troia che sta tirando una volata lunghissima a Davide Martinelli. Si è appena spostato Edoardo Affini, che ha fatto fino a questo punto un grandissimo lavoro. Ecco Oliviero Troia in testa, parte lungo l'atleta ligure della nazionale italiana e prova a lanciare il compagno di nazionale e di squadra Davide Martinelli. Siamo ormai nei 250 metri finali, è lanciato lo sprint, parte lunghissimo Eric Baska della nazionale della Slovacchia. Provano a rimontarlo adesso Martinelli, ma niente da fare, Eric Baska vince davanti a Marim Stash della Russia e terzo è un bravissimo Davide Martinelli, che nella urgenza di dover fare la volata, in quanto i nostri due velocisti Minali e Consonni sono rimasti coinvolti in cadute, conquista una prestigiosa medaglia di bronzo. Ecco ancora lo sprint rivisto dall'alto, partito forse un po' troppo lungo Martinelli, è stato saltato da Baska e da Stash, ma davvero dobbiamo solo dire bravo all'atleta bresciano che quest'oggi porta a casa un bel terzo posto dopo una gara comunque con ottima condotta da parte di tutta la nostra nazionale. Eric, una volata serratissima e alla fine sei stato la ruota più veloce del gruppo.
Yeah, thank you. Yeah, that's true. I sprinted maybe 300 meters. Sì, è vero, ai 300 metri finali ero ancora abbastanza indietro in gruppo, ero attorno alla quindicesima posizione, ma il vento soffiava contrario sul rettilineo di arrivo e quindi questo è stato perfetto per me. It was sprint in a backwind. So perfect for me. Un ringraziamento va alla squadra. Yeah, my team did very good job. Sì, la squadra ha lavorato molto bene. Un ringraziamento va ai miei compagni, a tutto lo staff della mia nazionale che oggi ha fatto davvero un grande lavoro. Davide, un terzo posto alla fine di una gara rocambolesca con tante cadute, la squadra comunque ha saputo adattarsi ad ogni circostanza. Sì, io penso che abbiamo fatto una bella gara, correvamo per Consonni e Minali. Peccato nel finale c'è stata una caduta dove sono stati coinvolti entrambi. Io e Troia ci eravamo mossi agli ultimi due giri, provavamo un po' a cambiare le carte in tavola, sapendo però di avere i velocisti dietro. E peccato non aver saputo di questa caduta, perché sennò questo gruppettino potevamo portarlo all'arrivo ed è più facile fare una volata con 5 corridori rispetto che una volata di gruppo. Un terzo posto, una medaglia comunque importante. Sì, diciamo che siamo riusciti comunque a rimediare una situazione che non si era messa nel migliore dei modi, ai meno 3. Il CT Amadori ci ha detto qualcuno deve fare la volata, perché comunque eravamo veloci sia io che Troia. Ringraziare davvero tutta la squadra, Fini in particolare, Troia, che si sono messi a disposizione senza battere ciglio e sono stati veramente dei grandissimi, e li voglio ringraziare davvero. Questa medaglia è per loro e un pensiero va sempre a Chiara Pierobon, che doveva essere qua a disputare questi europei, ma purtroppo prematuramente ha dovuto lasciarci, e un pensiero va anche a lei. Entrati amici di Scratch, insomma, bella clip, grazie a Stefano Masi, alla nostra esterna, grazie a Zappacenere, a tanti dei video service, insomma, e anche un po' a noi che abbiamo irradiato queste belle immagini. E insomma, adesso noi prenderemo una pausa di una settimana, ce la dovete concedere. Datecela, mi prego. C'è da cambiare lampadine, da mettere a posto un po' di cose, spazzare per terra. E insomma, abbiamo una settimana per metterci di nuovo per questo finale di stagione. E io vado in montagna. Beh, ricordiamo che come apriremo ci sarà una bella gara dal Friuli, ma ve ne parleremo tra due settimane, e poi riprende la V-Cup. Poi riprende la V-Cup, anzi finisce la V-Cup con l'ultima prova, e quindi avremo tutta una serie di gare, c'è la Coppa del Mondo di mountain bike, a Malé, quindi e insomma, andiamo avanti per questo. Bel finale di stagione. Bene, grazie Elenia, buone vacanze per questa settimana. Beh, per una settimana. E vabbè, insomma. Chissà che non trovo pioggia, perché con la sfiga che No, non credo, anche se noi ci stiamo arricchendo, noi non ci andiamo bene. Io sinceramente non c'ho manco una lira, quindi sto qua. E per cui, buone vacanze, chi se le può fare? E anche a te. Beh, io porto la bimba, dai, poveretta, almeno una settimana, sì, sembra caldo. Porco boia. Beh, allora, tra due settimane di nuovo qua. Arrivederci a tutti e insomma, buone vacanze. Buone vacanze. Scratch vi è stata offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man.